A 20 anni dall'alluvione del 1994, una esercitazione che vuole essere anche un po' il punto della situazione per quanto riguarda la protezione civile nella nostra zona. Sì, direi che ricordando quell'avvenimento il primo pensiero va alle vittime, tantissime, circa 70 che perirono in quell'evento tragico. E proprio quella fu la molla che diede la spinta per far partire il servizio di protezione civile della regione Piemonte. Io ricordo perché allora avevo la responsabilità della guida della provincia, gli incontri sul territorio e rimane l'immagine di quali erano i soccorritori allora. C'erano i volontari, molti con il cappello d'alpino, tanti dell'esercito, le divise dei militari, ma non esisteva ancora un vero sistema di protezione civile organizzato sul territorio. Si partì allora, c'era una legge che era stata appena approvata, la 225 del 1992, e da allora ad oggi, in questi 20 anni, credo si siano fatti dei passi da gigante, credo sia stato portato avanti l'organizzazione di un sistema che è diventato di esempio e di riferimento a livello nazionale. È bene che ce lo diciamo, forse noi piemontesi siamo un po' restii a mettere in mostra le cose che facciamo, le belle cose che facciamo, ma è necessario dirlo. In questi 20 anni il sistema di protezione civile è cresciuto, ci sono stati, diciamo così, grandi professionalità, investimenti, dotazioni di mezzi e soprattutto quella grande anima che è il volontariato. In Piemonte sono circa 15.000 i volontari di protezione civile, 10.000 nella protezione civile vera e propria, 5.000 negli antincendi boschivi e portano avanti un'azione che è stata apprezzata anche nei loro interventi al di fuori del territorio piemontese. Ho un modo di ricordare, per esempio, interventi per le protezioni degli antincendi, dell'incendio in Liguria, sul Gargano, e gli interventi nostri per il terremoto in Abruzzo e più recentemente nell'Emilia Romagna. E devo dire che azioni come queste sono non soltanto un momento rievocativo, ma anche un modo per dare continuità a un'attività di prevenzione che il sistema di protezione civile AIB della Regione Piemonte porta avanti da tempo. In particolare la scelta della Serra di Ivrea credo sia molto significativa, certamente è una delle aree a rischio incendi molto, molto elevata, fortunatamente negli ultimi anni non ci sono più stati casi diciamo importanti, ma io ricordo con grande intensità l'incendio del 2000, nell'inverno del 2000, che bruciò quasi interamente tutto il territorio del versante poregliese della Serra e parte anche del biellese. E gli interventi che sono stati effettuati in queste giornate servono anche, diciamo così, per avere dei riferimenti sui tracciati utili per accedere al bosco, alla zona boscata, e servono anche da, diciamo così, da interruzione eventualmente delle zone di fiamma sul territorio. E poi devo sottolineare che ritengo significative anche gli incontri con le scuole. I ragazzi che ho visto coinvolti nelle azioni dimostrative sono stati molto, molto attenti, hanno apprezzato molto, e questo, diciamo così, sarà importante per far crescere fin nei giovani la coscienza, la consapevolezza di un impegno verso la difesa del territorio estremamente significativa. Io vorrei lanciare anche un messaggio, soprattutto ai mezzi di informazione, alle TV, ai giornali. E anche nella recente tragedia di Genova abbiamo visto soffermarsi molto, e giustamente anche, sui giovani che spontaneamente sono accorsi a spalare il fango, gli angeli del fango, no? Immagini che risalgono oramai al 1966, l'alluvione di Firenze e anche in altri avvenimenti. Però noi dovremmo dare un messaggio che questa voglia di fare dei giovani dovrebbe essere incanalata verso le strutture che operano con continuità per la difesa del territorio e quindi indirizzarli verso un impegno più continuativo nella protezione civile. Lo dico perché
per conoscenza personale, per la realtà che conosco, vedo che nelle squadre di protezione civile c'è un'età media molto elevata, manca il ricambio. Ci possono essere tante ragioni per questo, ma se li incentiviamo a fare, visto che i giovani hanno voglia di farlo, forse aiutiamoli ad andare verso le strutture di volontariato della protezione civile, dove possono davvero dare un contributo significativo e continuativo. E gli amministratori, la sensibilità nei comuni, negli amministratori è cambiata in questi anni? Io sì, penso di sì. Nelle nostre realtà sono partiti proprio anche da quell'evento del 94. Mi ricordo che affidammo al Politecnico il primo studio sistematico sull'asta della Dora Baltea, dalla quale poi scaturì, poi dopo l'alluvione anche del 2000, l'iniziativa della difesa del nodo idraulico di Ivrea. Per parlare di una realtà locale, ma credo che sul territorio sono cresciuti sensibilmente gli interventi di difesa del territorio, gli interventi di messa in sicurezza, una consapevolezza che non si può lasciar costruire lungo gli argini dei torrenti e dei fiumi, come avveniva più facilmente forse in passato, e credo anche di poter dire che proprio grazie da un lato all'efficienza del sistema di intervento della protezione civile incendi boschivi e dall'altro per le opere realizzate nell'ultimo decennio in particolare, gli eventi diciamo alluvionali che hanno caratterizzato anche il Piemonte negli ultimi anni hanno prodotto meno danni di quelli che avrebbero potuto proprio per questi interventi che sono stati effettuati sul territorio. Nella serra sicuramente il rischio maggiore è quello dell'incendio. Certo, sicuramente appunto vivendo ai piedi della collina Morenica e vivendo il territorio siamo consapevoli dei rischi che possono esserci per quanto riguarda appunto gli incendi che possono divampare nel territorio. Per questo comunque ci avvaliamo di queste squadre A e B che ci sono presenti sul territorio ed è nata proprio una squadra che noi abbiamo una convenzione tra il comune di Piverone e di Palazzo che sta facendo delle valutazioni e appunto proprio ieri, nella giornata di ieri, in occasione di queste giornate, ha fatto degli interventi importanti per ripulire i sentieri tagliafuoco sulla collina Morenica. Certo comunque la collina è ampia e di lavoro da fare ce n'è. Sicuramente quello è stato il primo e so che ne hanno in programma altri e credo che comunque una buona collaborazione tra le istituzioni e questi gruppi che comunque sono proprio presenti sul territorio, cioè vivono il territorio per loro per primi, lo conoscono, siano molto importanti. E quindi è importante l'intervento e l'attenzione delle istituzioni locali, quindi quelle sul territorio, ma sicuramente è importantissimo il coordinamento regionale e che qui oggi vediamo rappresentato perché come sappiamo ci sono diverse squadre sul nostro territorio, appunto nelle vicinanze ed è importante quindi che ci magari, come è stato ieri, come è stato in queste giornate, che ci sia sinergia appunto tra tutti questi gruppi perché ognuno può portare il proprio valore aggiunto e ci possono essere degli scambi di interventi sui vari territori. Dal 1994 ad oggi molte cose sono cambiate e fra quelle che sono cambiate c'è anche certamente il maggior coinvolgimento dei geologi nella gestione del territorio. Sì, questo sicuramente perché con l'evento del 94 ci si è reso conto che è fondamentale avere un contributo propedeutico proprio alla progettazione, alla realizzazione delle opere e alla pianificazione territoriale da parte del geologo, che è proprio la figura che sia per preparazione sua tecnica, sia per così, competenza normativa, è la figura idonea a verificare preliminarmente quali sono le caratteristiche di pericolosità del territorio e quindi quali sono le zone più idonee o meno idonee per realizzare nuove edificazioni e nuovi interventi di urbanizzazione. Qual è il grado di sicurezza oggi nel nostro territorio, in particolare in Canavese? Sicuramente a seguito dell'evento del 94 e poi delle nuove normative, in cui in particolare una norma del 96 regionale, tutti i piani regolatori ad oggi sono supportati dagli studi geologici di base che analizzano la pericolosità geomorfologica e idraulica del territorio,
attraverso tutta una serie di esami che vengono fatti dal geologo e eventualmente col coinvolgimento di ingegneri idraulici. Attraverso questi studi preliminari si predispongono delle carte che vengono chiamate carte di sintesi, perché proprio riassumono, sintetizzano tutti gli elementi di pericolosità o propensione al dissesto. E in queste carte vengono individuate, individuando tre tipi di classi, vengono individuate le zone dove le edificazioni possono essere fatte senza particolari problemi, le zone dove possono essere fatte con tutta una serie di misure di attenzione e le zone che sono quelle che noi geologi chiamiamo di classe 3, dove invece le edificazioni non possono più essere realizzate in quanto sono aree troppo pericolose per andare a effettuare nuovi insediamenti. Esistono in Canavese aree di criticità e quali sono? Allora, le criticità principali del Canavese sono legate alle aste torrentizie. Abbiamo fenomeni di esondazione sulle aste principali nelle zone di pianura. E poi ci sono le criticità di versante legate a fenomeni sempre torrentizi oppure a fenomeni franosi. I comuni e le aree maggiormente a rischio hanno un'attenzione per questi rischi? Sì, beh, la normativa prevede che vengano redatti i piani regolatori con delle carte del dissesto che poi vengono tradotte in carte di sintesi e in cui vengono indicati appunto le criticità principali e la possibilità di utilizzare determinate aree ai fini urbanistici, per l'edilizia, per una fruizione urbanistica corretta. Oggi possiamo dire che siamo un po' più sicuri rispetto a 20 anni fa? Forse più sicuri è eccessivo dirlo, siamo più consapevoli dei rischi che corriamo.